Qui c'è una specie di tacchettina, l'abbiamo costruito la luce così, piegando un foglio di carta di giornale e la codina. Che cosa manca? Dobbiamo fare il becco giallo con il pennarello, poi gli abbiamo fatto anche il sorriso a questo uccellino, vero? Facciamo una cosa, Lorenzo, perché ieri non c'eri e sei indietro, spostati qui al banco dell'Elisa, che l'Elisa è assente oggi, e così Kairat e Langia, che sono più avanti, ti aiutano, ti danno una mano a realizzare. Così, capito, ti ricordo quando sono uscito dal taglio? Sì, lo tagli un pochino, quando trovi la metà lo metti. Se ti sembra un po' troppo lungo, taglialo un po' uguale. Capito? Ma da tagliare fino a qui, faccio il ventaglio fino a qui. Sì, fino a qui. Fino alla fine. Ma aspetta, se è troppo lungo. Sì. Maestra, ha bisogno a Lorenzo per fare la codina, però poca. No, basta! Non devi tagliarlo tutto. Non è un po' piccola. Scusa. Ah, e poi c'è il righetto. Non è fatta la coda? No. Ho capito, capito. No, ma deve essere piccoli i taglietti, dai. Piccoli. Ecco, bravo. Così sia. No, aspetta. Maestra. Le zampine. Ok. Ok. Ho sbagliato un po'. Ok, la prima volta ho visto il rat mi sembrava che era italiano. No, ti sembra che io fossi cinese? No, è vero, un pochino. Ma poi ho capito che non era italiano, sicché poi non stavo molto a lui, perché ancora non si era conosciuti. Poi cinemici. È vero, perché anche oggi ancora, perché ci si litiga alcune volte, ma in fondo non siamo così tanto arci nemici. Perché io sono anche tutta amici. La casa sua. È vero. Io sono nel mio diretto, sono amico, e non è proprio migliore amico. È praticamente, io li voglio bene. Come compagni, Come compagni, non come sposini. L'hanno sbudellato. L'hanno sbudellato. Pum, pum.